Buonasera. Mister, primo tempo tutto perfetto mi sembra, no? Ternana buon gioco, Crotone in difficoltà, Ternana che crea le migliori occasioni da gol rispetto al Crotone. Secondo me non solo il primo tempo, ma anche fino a quando siamo arrivati, addirittura anche in 10, in 9, no? In 9 è saltato tutto quanto. Però l'atteggiamento della squadra anche all'inizio del secondo tempo, col palo di Ceravolo, con altre ripartenze che davano l'idea di una squadra che era ancora padrona del campo. Poi logico che negli episodi, nella difficoltà, è andato tutto a rotoli, ma in difficoltà che alla fine c'è poco da recriminare la squadra. Certo, 9 contro 11 è diventato facile per il Crotone sfruttare in modo positivo la superiorità numerica. Sì, e poi anche con tanta gente che ha dovuto sacrificarsi in posizione, penso a Zanon, penso che ha fatto il centrale, penso a Federico Furlan che ha fatto il terzino. È logico che poi dopo in inferiorità e anche con gente che non è abituata a fare quel ruolo è diventato tutto duro, tutto più difficile. Sì, 3-0 troppo pesante mi sembra che lo si è visto in campo. Diceva Zanon, partita persa 1-0 sarebbe stato un partitone anche da parte dell'Ana di fronte a questo Crotone. 3-0 diventa, va a raccontare alla gente, dice che hai fatto una buona partita. Però la partita va vista e le analisi che sono fatte sono queste. Poi il terzo gol non devi regalarlo perché proprio non diventa una cosa che non ha senso. Però secondo me la partita che dobbiamo fare era questa. Nelle situazioni dubbie, mezze e mezze, ci è andato tutto storto. Però con una squadra secondo me che ha fatto una partita di altissima personalità e anche di qualità. Sì, no, forse però nelle difficoltà questo carattere deve venire fuori. No, è vero, in inferiorità numerica siamo perfettamente d'accordo, però per esempio il terzo gol non si può prendere. Sì, il terzo gol non si può prendere, è una cosa che non accetto, però alla fine sono cose che dobbiamo dire noi dentro i nostri. È talmente evidente l'errore, sia nella superficialità che nella, per come è venuto, che è logico che non occorre neanche commentarlo. È logico che poi dopo, quando anche a freddo, perché ha detto Benezza, non bisogna un attimino stemperare su certe cose e fare l'analisi più lucida possibile, certe cose sono inaccettabili. Senta, 2 dei 3 gol subiti su incursioni centrali, su imbucate centrali, qualcosa non è andato lì? Vabbè, abbiamo subito i 9 e contro gente fuori ruolo, perché in quel momento avevi praticamente 2 giocatori fuori ruolo e Jans che aveva giocato poco fino ad oggi, quindi insomma. Beh, il primo, quello di Masi, voglio dire, quando ha preso l'espulsione Masi, no, eravamo preso, come? Non abbiamo preso, no, sì, però la posizione pericolosa, nel senso lì è venuto. Sì, bisogna anche là analizzarla con calma, perché poi alla fine tante incursioni le hai fatte anche tu, in quella ti è costata cara, ma secondo me anche in quella, finché siamo rimasti in 10, poi l'equilibrio l'avevi ritrovato, 9 dopo è saltato tutto. Senta, ha optato per Jans in difesa nell'ultima parte, vuol dire la partita forse è già compromessa. Perché le possiamo chiedere questa decisione? Ma Valiant non poteva giocare. E quindi, problemi? Sì, e quindi è tornato dalla nazionale che non poteva giocare. Abbiamo provato a recuperarlo fino all'ultimo e anche durante la partita, però poi dopo devi anche accettare quelle che sono le decisioni del ragazzo, non è che poi, certo. Quindi non è che c'erano tante alternative. Senta, ieri in conferenza stampa dice di Avenatti che si era allenato bene durante la settimana, noi ci ha gabbato perché avevamo dato Avenatti in campo e poi abbiamo visto Gondò. Perché Gondò e non Avenatti? Perché nell'analisi che uno continua a fare, voi era il discorso di ieri di fine, sul discorso delle scelte che vanno fatte a Venanti, si era fatto bene, però nelle prove che abbiamo fatto prima della gara avevo visto che con 2 tipi di attaccanti come Fabio e come Felipe avevamo avuto delle difficoltà durante l'allenamento. E quindi la decisione è di riproporre un pochino la partita di Pescara, perché loro, che anche se con la difesa a 3, tante situazioni in campo erano simili perché avevano 3 attaccanti stretti e 2 esterni, dove Pescara aveva dei terzini, loro avevano degli esterni di centrocampo alti, quindi ho cercato di riequilibrare la gamba da una parte con Furlan, dall'altra parte con Gondò e creare una superiorità in mezzo campo. E credo che alla fine la partita sia stata, finché eravamo in 11, quella giusta da tutti i punti di vista, però non è stata una bocciatura per Felipe, mi è costato farlo, ma poi le scelte vai anche tante volte a farle in base alle caratteristiche. Senta mister, la situazione è
abbastanza difficile, abbastanza complicata. Come affrontarla? Come l'affronterà Roberto Breda? Ma è la volta buona che vinceremo in casa. Abbiamo perso fuori casa, faremo contro, anche se l'avversario è un ottimo avversario, faremo di tutto per vincere in casa. Anche se avrà i suoi bravi problemi, purtroppo, perché Meccariello e Masi, assenti per squalifica, la costringeranno a rivedere ancora una volta il pacchetto difensivo, soprattutto i due centrali. Lo so, lavoreremo in settimana per creare un paio di alternative e poi vediamo come rispondono durante la settimana, appunto, durante gli allenamenti. Grazie al mister Breda.